Cesare. Ho fatto tardi stamane, ma quell'inaspettato cumulo di udienze ieri sera è stato molto faticoso. Ho regnato più in queste ultime 24 ore che nei 24 anni precedenti. Sicuro, maestà? Ma è tutto così silenzioso oggi. È così stranamente vuoto. Come fosse abbandonato. Dov'è mia figlia, Rea? La principessa Rea, Emiliano, l'imperatrice Giulia, il maresciallo dell'impero, il ministro dell'interno, il cuoco e tutto il resto della corte. Ebbene? Sono affogati, maestà, mentre cercavano di raggiungere la Sicilia su una zattera. Un pescatore ci ha portato la notizia. Soltanto Zenobia Esaurica si è salvata con il suo camerlengo sul battello di linea per Alessandria. Mia figlia, Rea, e mio figlio Emiliano. Non vedo lacrime nei vostri occhi. Siamo vecchie, maestà. Siamo vecchie. E io morirò tra poco. I germani mi uccideranno oggi stesso. Nessun dolore può più raggiungermi. Quando si è in punto di morte, non c'è più tempo per spargere lacrime per i morti. Non sono mai stato così calmo e così sereno come in quest'ultimo mio giorno. Portatemi la colazione. Subito, maestro. Non avete altro da portare? Sì, maestà. Che questa brocca sbreccata e questa latta vecchia. Il servizio buono se l'è portato via l'imperatrice. Apparteneva a suo padre e adesso è in fondo al mare. D'altra parte, per l'ultima colazione di un condannato a morte, forse questo è il servizio più appropriato. Scommetto che Augusto non ha fatto l'uovo neanche stamattina. No, maestà, non ha fatto bene. Niente. Bene. E Giuli? No, niente. E Flavio? Domiziano, ma vostra maestà ha stabilito che di quello non vuole mangiare niente. E quest'uovo chi l'ha fatto? Marco Aurelio, come al solito, maestà. E chi altro ha fatto l'uovo? Odoardo. Ma guarda un po'. Anzi, tre uova. Accidenti, vedrete che quella gallina batterà tutti i record di produzione. Ma voi avete un'aria così solenne, cosa volete dirmi? Sono 30 anni ormai, da 30 anni siamo al servizio della vostra maestà. E per 40 anni abbiamo servito i predecessori di vostra maestà. E per 60 anni abbiamo sopportato la più squallida miseria al servizio dell'impero romano. Ebbene? Il fabbricante Cesare Rutti ci ha offerto un posto di cameriere nel suo palazzo a Roma. 4.000 sesterzi l'anno, maestà, e 3 pomeriggi liberi la settimana. Avremo tutto il tempo per scrivere le nostre memorie. Sono delle condizioni estremamente vantaggiose. E vi libero dunque da ogni vostro impegno. Ed ecco ora, prendete le ultime 2 foglie della mia corona d'alloro. E questo è anche l'ultimo atto finanziario del mio impero. Cos'è? Che dovrò ricevere? Desiderate la spada imperiale? Ma no, Claudia, la spada imperiale è meglio lasciarla in un cartuccio in questi casi. Vostra maestà è servita. Ancora un poco di vingreco, Claudia. Ed ora potete anche andare. Siete sempre state delle cameriere impeccabili.
Salve. Muori, Romano. Fermati. Sì, caro zio. Scusami, Romano. Ma ti pare. E tu saresti dunque un germano? Sicuro. E di stirpe antichissima. Non ci capisco proprio niente. Tacito ti descrive con gli occhi azzurri e cupi, con i capelli rosso scuri, un fisico gigantesco, dei veri padri. E invece, tu mi sembri piuttosto un botanico bizantino travestito. Anch'io i romani mi avevo immaginati assai diversamente. Mi avevano sempre parlato del loro coraggio. E invece tu sei l'unico finora che non è scappato via. Evidentemente abbiamo delle razze. Un'idea completamente sbagliata. Ah, scusi. Quelli sarebbero gli anfibi. Ma certo. Sono un indumento davvero molto strano. Cosa stai bevendo? Ah, del vin greco. Posso assaggiare? Ma certo. Ma è disgustoso. Questa bevanda non durerà a lungo. La nostra birra è molto meglio. Però farti i miei complimenti per quella venere che hai in mano. Diavolo, è un prassitile autentico. Ah, guarda un po', che roba! Ho sempre pensato che fosse una copia e proprio adesso l'antiquario se n'è andato. Permetti? Ma, niente male. Ma perché? Ti interessi per caso di pollicoltura? Certo, è la mia passione. Ah, accidenti. Ma guarda un po', anch'io sono un allevatore di polli, eh? Come, anche tu? Certo, anch'io. Finalmente, qualcuno con cui posso parlare di quello che mi sta veramente a cuore. E le galline nel parco sono due? Sicuro, ma è una buona razza, eh? L'ho importata dalla Gallia. Ah, e le uova le fanno? Devo dirti la verità. Sono un po' preoccupato. Ne fanno sempre meno. Te lo devo dire tra allevatori. Ce n'è solamente una che invece è sempre in forma. Quella grigia con le macchie gialle. Come lo sai? Sono stato io a farla portare in Italia. Volevo vedere come resisteva ad un clima meridionale. Devo dire che è stata proprio una razza di tempo. Ti faccio i miei complimenti. L'ho prodotta io stesso. L'hai prodotta tu. Allora, sei un allevatore in grande stile. Beh, come padre della patria. Pure occuparmi di queste cose. Come padre della patria? Perché? Chi sei? Io sono Odoacre, il duce dei Germani. Ah, piacere dunque di conoscerti. E tu chi sei? Io sono imperatore romano. Anch'io sono molto lieto di conoscerti. Però, a dire il vero, lo sapevo sin dall'inizio chi eri. E come facevi a saperlo? È sempre un po' imbarazzante per due nemici incontrarsi così faccia a faccia. Allora ho pensato che una conversazione sui polli fosse meglio per cominciare piuttosto che una politica. Posso presentarti mio nipote? Nipote, inchinati dinanzi all'imperatore romano. Sì, caro zio. Ed ora lasciaci soli. Va bene, caro zio. Tu dunque sei Roma. Hai occupato i miei pensieri tutti questi anni. Oggi finalmente è giunto il momento che avevo tanto atteso. Sono pronto dunque. Pronto a che fare? A morire. Tu dunque ti aspetti di venire ucciso? Tutti sanno quello che i germani fanno ai loro prigionieri. E tu, imperatore, hai una conoscenza così superficiale dei tuoi nemici che credi a quello che tutti dicono. E che altro potresti volere se non la mia morte? Lo scoprirai subito. Nipote! Inginocchiati dinanzi all'imperatore romano. Va bene, caro zio. Ma cosa vuol dire tutto questo? Ed ora rialzati e vai di nuovo fuori, nipote. Sì, caro zio. Non ci capisco proprio niente. Romolo, non sono venuto per ucciderti, ma per sottomettermi a te con tutto il mio popolo. Ma è una pazzia quello che tu dici. Anche un germano può seguire i dettami della ragione. Ma tu mi stai prendendo in giro. Romolo, abbiamo dovuto parlare così ragionevolmente di galline poco fa.
Non possiamo altrettanto ragionevolmente parlare dei nostri corpi. Parla, dunque. Hai visto mio nipote? Si chiama Teodorino. È un giovane molto ben educato. Sempre sì, caro zio, va bene, caro zio. Non fa che ripetere tutto il giorno le stesse cose. Ha sempre un comportamento esemplare. Ma con il suo esempio sta contagiando tutto il mio popolo. Non beve vino, non guarda le donne, dorme solo per terra. È un non eroe, fa altro che esercitarsi continuamente alle armi. Sì, è proprio un eroe. Non c'è niente da fare. Purtroppo, questo eroe incarna l'ideale dei germani. Egli sogna il dominio del mondo e tutto il popolo. Per questo ho dovuto intraprendere questa campagna. Ero solo di fronte a mio nipote, ai poeti, a tutta l'opinione pubblica. E ho dovuto cedere. All'inizio ho creduto di poter condurre la guerra in modo umano. I romani facevano poca resistenza. Ma tanto più marciavamo verso sud, tanto maggiori divenivano le crudeltà dei più uomini. Non perché fossero più crudeli di altri eserciti, ma perché tutte le guerre, tutte, nessuna scusa, sono atroci e umane. Allora ho pensato di concludere la guerra. Ero pronto ad accettare l'offerta del fabbricante di stivali. Allora ancora si potevano corrompere i miei comandanti, ma ora non più, non è più possibile. Presto saremo definitivamente divenuti un popolo di eroi. Salvami, Romolo, sei l'unica speranza che mi resta. Speranza? E di che? Di non morire. Ma perché? Chi ti odia, dunque? Mio nipote per ora è mite, per ora è cortese, ma un giorno, fra alcuni anni, mi ucciderà. Nella mia vita ho sempre cercato un ideale di grandezza. Non quello falso, quello di mio nipote. Io sono un contadino. Ed odio la guerra. Finora, o imperatore, hai pensato soltanto al tuo popolo. Ora devi pensare anche ai tuoi nemici. Se non accetti la mia sottomissione, il mondo cadrà nelle mani di Teodorino e nascerà una nuova Roma, un impero universale germanico, altrettanto effimero e crudele di quello romano. Tutta la tua opera, la distruzione di Roma, sarà stata vana se permetterai che questo nuovo impero diventi realtà. Non può sfuggire la tua grandezza, Romolo. Sei l'unico che possa governare questo mondo. Accetta la mia sottomissione. Salvaci dalla sanguinosa grandezza di Teodorico. Non mi è più possibile, Germano. Anche se lo volessi, non ne sarei più capace. Uccidimi per pietà. Non posso costringerti ad aiutarmi. Il disastro è ormai compiuto. Ma non posso neanche ucciderti, perché ti amo. E cosa vuoi fare, dunque, di me? Concederò una pensione. Una pensione? È l'unica soluzione che ci resta. Essere pensionato è la cosa più spaventosa che mi potesse capitare. Salvaci, dunque, tu, Odoacro. Governa i germani e i romani. A regnare sarai tu, e sarà per pochi anni, e saranno anni sconosciuti dalla storia universale perché anni privi di eroismo, gli anni fra i più felici che conoscerà questo nostro mondo tormentato. E poi vi toccherà morire. Consolati, tuo nipote ucciderà anche me, non potrà mai perdonarsi di essersi dovuto inginocchiare davanti a me. Ti assegno la villa di Lucullo in Campania come residenza. Inoltre riceverai una pensione di 10.000 monete d'oro l'anno. Sono finiti dunque gli anni della miseria imperiale. Vieni, Edoardo, aiutami a tirare giù il busto del mio omonimo, di Roma, fondatore di Roma. E adesso ti saluto, luce dei germani. Vado a iniziare la mia vita di pensionato.
c'è più in quella